Allora, pizza capricciosa, se aspetto che si spenga la luce non in forno più. Vediamo un attimo. Ho 304 gradi. L'ho buttata un po' male perché avevo il termometro in mano sulla mano. Però vediamo adesso poi quanto ci mette. La temperatura dell'impasto era 17 gradi. Il paniere era da 250 gradi, da 250 grammi. Idratato al 60%. Come si può vedere, l'incandescenza è così, adesso lo spengo, è così l'incandescenza, così non si vede. È passato 1 minuto e mezzo, 1 minuto e 50. Logicamente rischio che si bruci il fondo così. Vedo già dell'ombre. Minuti e 16. 2 minuti e 22, 23. Sette, adesso la tiro fuori. Sotto non è poi tanto bruciata, però sopra. Se avessi messo della salsa, non lo so, mi sembra appena appena cotta la mozzarella. Sembra un po' biscottata, a parte che è stato un impasto diretto, fatto. E questa è stata anche un altro giorno in più, però con molta. Non so se è poco sciolta. Stacca qua, non so. Forse sono abituato a quelli della pizzeria. E certo. Non lo so.